Gobbi, Gobbe, buongiorno, ben ritrovati dalla neve del Trentino alla pioggia della Romagna. Allora, ladri, questo è quello che si sente dire. Oggi sui social tantissimo, ma tantissime volte la Juventus. In realtà, io ho fatto questo titolo provocatorio, ma io non continuo, magari sarò un ingenuo, continuo a non pensare a ruberie. Cioè, per me uno è un ladro quando ci sono delle prove chiare ed evidenti che c'è la volontà di rubare, ok? Io continuo a pensare che chi vince uno scudetto, visto che il campionato è molto lungo, chi vince uno scudetto è perché se l'è meritato, indipendentemente dagli episodi, però non riesco a trovare delle spiegazioni all'errore che hanno fatto ieri sulla gomitata di bastoni. Io veramente non riesco a trovare delle spiegazioni. Un po' come la questione del rigore che non fu dato al Bologna contro la Juventus, vi ricordate? Quello col fallo di Ding Junior. Cioè, allora, o veramente sono scarsi, altrimenti io non riesco a capire, non riesco a trovarla la spiegazione. Perché chiunque segue il calcio, noi che non siamo arbitri, cioè, vedendo questi episodi, cioè, sono talmente evidenti che non riesci a trovare una spiegazione sul perché, come sia possibile che il VAR non intervenga per rendere giustizia. Perché la gomitata di ieri di bastoni è incredibile il fatto che il VAR non sia intervenuto. A parte che dalle immagini Fabbri è lì e sta guardando in là, non capisco come possa aver fatto a non vederlo. Ma adesso, al di là di Fabbri, il VAR, ragazzi, il VAR non può non vedere. Quindi io davvero ho bisogno di capire quale può essere la motivazione di questo mancato intervento. È chiaro che è importante, ma come ho detto mille volte, cioè dico è importante come errore, ma come ho detto mille volte, la cosa che più mi indispettisce è il racconto che ne viene fatto successivamente. Voi provate a pensare se quello che è successo ieri fosse successo alla Juve. Provate a pensarlo. Provate a pensare cosa sarebbe successo. Tutti i giornali avrebbero aperto assolutamente con questa vicenda, ma fin da subito, non avrebbero aspettato oggi. E oggi non è così. Quel giornaletto rosa ha dovuto farlo, perché non poteva non parlarne. Ma è sempre tutto molto limitato. Cioè, voi pensate che ci sono persone che vanno addirittura a misurare col righello la posizione del ginocchio di Rabiot nel gol contro la Roma e poi invece tacciono con quello che è successo ieri. Cioè, capite la disonestà intellettuale o il pagliaccismo, coniamo questo nuovo termine. E poi l'altra cosa che mi infastidisce è il senso di impunità che trasudano i giocatori dell'Inter, perché Frattesi che va a rovinare il punto dal dischetto, insomma, va a calciare per cercare di scombinare il terreno da dove si calcia il rigore, Di Marco e Acerbi che esultano in faccia a Henry, ma è un vizio che evidentemente è molto diffuso all'Inter anche quando i giocatori vanno via, ricordate Gagliardini con Rabiot. Vanno ai microfoni a dire bello vincere così, c'è proprio questo senso di impunità, capito? Perché questo? Perché il racconto che è stato fatto da anni e che loro per autoconvincersi hanno continuato a portare avanti, gli onesti, loro si sentono veramente così, cioè loro si sentono sempre nella ragione e assolutamente intoccabili, del resto le sentenze lo dimostrano, no? Le telefonate che ci sono state di Facchetti clamorose, il tentativi di lobbying di Facchetti clamorosi non sono stati puniti. Ragazzi, nel DNA di una società poi queste cose si inseriscono. Quindi questo senso di impunità, questo senso di essere sopra tutti perché loro sono i puliti. Ma guardate quando è arrivato Cuadrado, che ha dovuto andare a parlare con gli ultras, ha dovuto fare una sorta di espiazione dei peccati, ma ci rendiamo conto? Cioè, una setta fa ste robe qui.
E quindi sono queste le due cose, il racconto dei media e il senso di impunità. Adesso io voglio vedere anche con la prova TV se non ci saranno dei provvedimenti su tutte queste situazioni. Io voglio vedere anche queste. È successo un sacco di roba in questi giorni, perché poi c'è la Juventus che dovrà pagare le spese legali a FIGC e Inter per aver rinunciato al ricorso al Consiglio di Stato, che da un lato il Consiglio di Stato non avrebbe fatto altro che fare quello che è stato fatto fino adesso, cioè Ponzio Pilato, lavarsene le mani, ma mediaticamente è l'ennesimo autogol clamoroso di questa dirigenza, che non mi rappresenta, io non mi sento rappresentato, ma l'ho detto già da tempo, da questa dirigenza. E questo è l'ennesimo autogol. Ora io veramente spero che dall'Europa arrivino notizie interessanti dal punto di vista della giustizia, del giusto processo, insomma delle cose di cui abbiamo già parlato. Partita di stasera difficile, perché al di là dell'episodio della questione Inter, dell'episodio di Inter-Verona, cioè la Juve deve vincere per rimanere lì attaccati indipendentemente da tutto, cioè non è l'episodio serve per discutere, per fare un po' di polemica, per argomentare determinate emozioni, ma finita lì, la Juventus non deve guardare ste robe, deve guardare solo a se stessa. E stasera è una partita difficile perché la Salernitana ha preso 6 palle l'altra sera, quindi saranno imbufaliti davanti ai loro tifosi oltretutto, quindi stasera sarà una partita molto complicata. Chiesa non c'è, ginocchio, non so se il ginocchio sinistro è quello che si era infortunato, fatto sta che ha avuto una distorsione, dagli esami non ci sono problemi, però sta fermo, quindi gioca ancora Yıldız, probabilmente avrebbe giocato lo stesso Yıldız. E vediamo, perché stasera è l'ennesimo test di maturità della Juventus. Huizen, che dir si voglia, è andata alla Roma, io sono contento, ma non ne faccio una questione di rinforzare i rivali, sono contento perché così giocherà e lo vedremo all'opera. E di mercato non ne parlo, ne parliamo magari nei prossimi giorni, adesso sono stato via diversi giorni, sarebbero troppe le cose di cui parlare, per cui ci limitiamo a questo. E niente, aspettiamo con ansia la partita di questa sera e basta ragazzi, cosa vi devo dire? A me addirittura sono veramente pochi gli interisti che, con i quali si può discutere di queste vicende. In internet, vabbè, su YouTube, come ho detto anche altre volte, per me Neschio, seguitelo perché è un interista di una onestà intellettuale clamorosa, con cui è un piacere confrontarsi. Per il resto poca roba. E dopo quello che è successo ieri, veramente io non riesco a capire, non riesco a capire come si possa continuare anche da parte loro il protrarsi di un racconto della realtà che non è una realtà, cioè vivono in un mondo parallelo, però vabbè. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Ripeto, io non voglio pensare a complotti o robe di questo tipo, perché altrimenti mi passerebbe la voglia di seguire il calcio. Cioè, se io credessi che vogliono far vincere il 19esimo scudetto all'Inter, 19esimo, perché altrimenti i problemi economici e qui e là, insomma tutte queste cose da complotto, se io pensassi questo vorrebbe dire che non ho più la passione per il calcio e quindi non lo seguirei nemmeno più. Però ci sono degli errori che mi riesco a spiegare solo con il fatto che evidentemente gli arbitri siano veramente scarsi, e nemmeno questo, perché ripeto, gli errori che ci sono stati ieri, così come quello appunto di Juve Bologna, sono talmente palesi ed evidenti che nemmeno il fatto di essere scarso mi basta. Ed è un peccato anche per il calcio italiano, cioè ne fa una pessima figura il campionato italiano con degli errori del genere. Poi adesso voi direte, sei juventino, cerchi di giustificare. Quello di Juve Bologna era palese, ma era un contrasto di gioco. Quello di ieri è una gomitata volontaria, magari non d'espulsione perché non è stata proprio una vera gomitata, però volontaria, quindi non puoi non vederlo. Bah, iscrivetevi al canale e poi ci sentiamo dopo la partita. Buona giornata.